Ragazzi, su Fortnite tutti quanti vogliamo stare attenti a una precisa cosa: non essere bannati. E se hai aperto questo video vuol dire che tu sei un po' strano, perché vuoi sapere come essere bannato invece. Ecco, mi raccomando, non fare le cose che senti in questo video. Alcune si possono ancora fare, ma non farle, ok? Perché sennò perdi l'account. È brutto. Comunque ragazzi, se volete altri video in cui vi dico cose strane, tipo come essere bannati o come dire a Shane che è un pisellino, dobbiamo assolutamente arrivare a 10.000 mi piace. E in più vi ricordo che se inserite il codice Chic in supporto a un creatore su Fortnite e ci taggate in una storia su Instagram in cui shoppate qualsiasi cosa nello shop, noi riposteremo la storia e in più risponderemo i vostri messaggi tutti i giorni. E iniziamo ragazzi dalla numero 10, parlando del fatto che questa season è stata una delle season con più glitch di Fortnite. E sappiamo ragazzi che le persone che usano i glitch, o meglio che sfruttano i glitch per vincere le partite, vengono bannate da Fortnite. Per questo motivo la season 7 è stata una delle season con più ban su Fortnite. E il primo ragazzi di cui voglio parlarvi è il glitch per galleggiare in aria. A quanto pare ragazzi, quando prendi una Ferrari compaiono dei percorsi per delle sfide a tempo. Io ragazzi non so letteralmente nulla su questa cosa, so solo il modo per essere bannati, che è meglio non seguirlo. E infatti ragazzi, a quanto pare c'era un glitch particolare per cui con l'UFO si poteva prendere questo coso del tempo. E questo coso del tempo aveva una forma, cioè aveva una fisica, potevamo starci sopra. E se noi lo prendevamo con l'UFO, facevamo fare una piattaforma al nostro amico e lo poggiavamo lì sopra, rimaneva fermo. E quando il nostro amico distruggeva la piattaforma, noi ragazzi eravamo galleggianti, fermi e in mezzo al nulla. È una cosa che non si poteva assolutamente fare ragazzi. È un vantaggio sui nemici, anche per il fatto che, vabbè, quando cadete in realtà cadete e morite, però anche solo il fatto di essere al di sopra dei nemici galleggiando in aria senza che nessuno ti vede è un bel vantaggio. E non fatelo che venite bannati. Comunque ragazzi, scrivetemi nei commenti se conoscete qualcuno che è mai stato bannato su Fortnite. Io non credo, a meno che io non mi ricordi male, ma credo che nessuno dei miei amici è mai stato bannato. Ma passiamo alla nona posizione, parlando della mucca sott'acqua. Le mucche ragazzi non sono male, mi sono piaciute fin dal primissimo momento in cui sono state inserite. Sono un bel oggetto per muoversi più rapidamente. Ovviamente sono inutili quando i nemici ci sparano perché scoppiano, però devo dire che sono utili per andare verso la safe. E ragazzi, le mucche possono diventare pericolose, lo sapete? Ve lo spiego io. Perché il miglior modo per farsi bannare è quello di mettere due muri ai due lati, fare un paio di edit, mettere un pavimento in alto e un cono sopra la testa. Poi vi basta attivare la mucca e quando siete in acqua potrete andare sott'acqua. Cioè raga, potete stare sul pavimento dell'oceano con una mucca. Ma quando mai succede una roba così solo su Fortnite? Ci sono questi glitch e a quanto pare sarete completamente immuni dai colpi dai nemici. Il problema ragazzi è che quando i nemici perderanno, comunque quando arriva la safe e qualcuno vi vede sott'acqua con una mucca, Fortnite vi bannerà. Quindi diciamo che non è utile per vincere una partita. Però devo dire che è bello vedere, cioè, allora io mi chiedo una cosa: ma come fa la gente a scoprire ste robe? All'ottava posizione ragazzi parliamo delle Ferrari tra la mappa. Sì, lo sapete tutti, sono diventate un sacco famose ragazzi, tantissime clip che facevano vedere questi tizi, anche streamer famosi, che utilizzavano la Ferrari per andare da una parte all'altra della mappa. Ragazzi, il metodo è praticamente lo stesso del Code Crusher, non so se ve lo ricordate. Per andare da una parte all'altra bisognava puntare il muso verso l'alto e utilizzare il boost. Ragazzi, con questo metodo purtroppo si può arrivare anche fino a fuori la mappa, possiamo andare lontanissimi, però non è consentito. Raga, magari voi volete provarlo belli tranquilli, qualcuno vi vede e vi banna. Quindi raga, non usate la Ferrari per attraversare la mappa da una parte all'altra o per volare in testa al vostro peggior nemico o ai vostri amici. Non andategli in testa con le Ferrari, che costano tanto. Abbiamo già detto tre modi per essere bannati. Se siete arrivati al quarto vuol dire che il vostro account è ancora vivo, quindi vi dico il grattacielo mucca. Una caratteristica molto ma molto importante delle mucche ragazzi, quelle che si possono gonfiare, è il fatto che si possono attaccare alle strutture, o meglio possono utilizzare le strutture per spostarsi da un posto all'altro. E questa cosa ci permette di sfruttare, o meglio non ci permetterebbe, quindi non fatelo, di utilizzare questa cosa per andare tanto ma tanto in alto. Se infatti noi ragazzi facciamo una rampa verso l'alto altissima, con le mucche possiamo volare, cioè possiamo letteralmente volare. Basta buggare la mucca in modo tale che rimanga sempre attaccata e possiamo arrivare dritti in cielo. Raga, questa cosa non si può fare
Le mucche non sono state inventate per questo, quindi nel momento in cui abusate di un glitch che non sarebbe dovuto essere in questo modo, verrete bannati. Soprattutto in pubblica, non fatelo! E comunque ragazzi, anche se Halloween è lontano, vi dico un modo un po' spaventoso per essere bannati: perdere la testa. Per fare questa cosa ragazzi bisogna avere un parassita su una torretta, di quelle che ci sono nei punti dove ci sono i satelliti, dove ci sono le jump, insomma avete capito tutti. Salite sulla torretta e un vostro compagno deve uccidere l'alieno che avete in testa. E da quel momento in poi ragazzi la perdete. Cioè sarete senza testa. Come gli zombie sono senza... non lo so, sono confuso. Diciamo che ragazzi, immaginate, per i nemici, a parte che è difficile fare headshot perché non c'è la head, però immaginate ragazzi di piccare, cioè di mettervi sopra a un muro con solo la testa e il nemico non vede che la vostra testa è fuori e voi invece vedete il nemico, è letteralmente troppo forte. Non fatelo, perché chi lo fa giustamente si merita di essere bannato. Se invece succede per caso ragazzi è tutto ok, perché voi non state abusando di un glitch ma sta semplicemente succedendo. Top 5: la pozza. E ho detto pozza, non puzza, ok? E infatti ragazzi, non so se lo sapete, ma c'è un modo per andare sotto la pozza, quella in cui c'era tipo Brutus qualche season fa, ragazzi, non mi ricordo nemmeno cosa c'era lì dentro. Ah, l'elicottero! C'era un elicottero lì dentro. E infatti ragazzi, potevamo andare sotto tranquillamente. Adesso però tutta quella cosa è piena d'acqua e quindi tutti vorrebbero entrare per vedere cosa ci sia dentro. Beh ragazzi, a quanto pare si può. E per farlo, cioè, no, non si può. Fermi, non si può. Però si potrebbe... c'è un glitch. E per farlo ragazzi bisogna utilizzare un UFO, farvi prendere da un vostro amico e spingervi sotto. Una volta sotto ragazzi non solo scoprirete che non c'è l'acqua, quindi non morirete annegati, ma in più non c'è un modo di uscire e non c'è un modo per ricevere i colpi dai nemici. Cioè raga, pensate, stare lì sotto e la safe si chiude lì e i nemici vi guardano mentre non possono spararvi e voi guardate i nemici mentre non potete sparargli. Cioè è una cosa assurda. Quarta posizione ragazzi, siete sopravvissuti a 6 modi per essere bannati e state per sentire il settimo, ossia volare nelle cose di gravità. Allora, devo dire ragazzi che in questa season ci sono alcune cose un po' fastidiose, ossia quei quadrati che mi hanno messo alla mia città preferita, che si è più diventata un vivaio con delle cose quadrate, strane, brutte che non voglio. Beh ragazzi, quella gravità fastidiosa in realtà ha un modo per essere tolta, ossia utilizzando un pick up. Utilizzate questo pick up mettendovi dietro ragazzi e il vostro amico dovrà guidare, e una volta entrati dentro il quadrato con la gravità strana dovrete attivare un emote di movimento, quindi vi faccio un esempio, il lama quello che saltella, e poi uscire dal pick up. Da quel momento in poi ragazzi, con la vostra emote potrete volare in giro per il quadrato. Cioè potrete volare raga, i nemici proveranno a spararvi e voi non potete, cioè non possono, siete troppo veloci, ecco, e poi venite bannati. Però nel frattempo siete molto veloci ragazzi. Benvenuti nel mistero assurdo più assurdo del mondo, e vi sto parlando della numero 3, che si chiama Attacco dei Giganti, che è la numero 3, cioè del mio anime, il mio terzo anime preferito. In che modo ragazzi potete diventare dei giganti su Fortnite? È molto semplice: nel momento in cui ragazzi state ressando un vostro amico che è per terra tutto triste, che sta soffrendo, dovete utilizzare una mucca e in quel momento diventerete dei giganti. Ed è bellissimo ragazzi. In realtà questa cosa non so come mai è bannabile, lo è, quindi non fatelo, ma non so come mai è bannabile, perché di fatto è uno svantaggio più che un vantaggio essere più grossi su Fortnite. Ti vedono da lontano e ti cecchinano perfino da un'altra lobby, raga, ma come fa a essere un vantaggio? Però diciamo che è bello perché siamo grossi, Sasage io. Alla seconda posizione ragazzi c'è un altro modo per perdere la testa, però questa volta non è in pubblica ma in creativa. Per farlo ci servirà una granata dell'ombra, quelle dell'Halloween dell'anno scorso se non sbaglio, o di 2 anni fa, non mi ricordo. E ragazzi, una skin XXL. Le skin extra large ragazzi sono skin, c'è proprio una lista, sono delle skin che hanno la hitbox normalissima ma comunque sono di dimensioni un po' più grandi, tipo Venom, tipo Thanos, tipo il re dei ghiacci. Tutte queste skin un po' più grandi delle nostre skin normali. E ragazzi, con queste skin, se voi in creativa utilizzate una granata d'ombra, perdete la testa. Ragazzi, mi raccomando, ovviamente non si può fare, l'ho detto per tutte 8 prima e non lo dirò più. Non perdete la testa, se non per una ragazza. Primissima posizione, ragazzi, la cosa più bannabile tra tutte le cose bannabili, e ha un ban del 100%, raga. Se voi, per fortuna non si può più fare, avete fatto questa cosa, vuol dire che state guardando questo video per dire: ah, è vero,
vero, ho perso l'account. Perché, raga, è il ban dell'invisibilità della stagione 7. E infatti, ragazzi, non tutti lo sanno, ma in questa season ci sono state 24 ore in cui potevamo diventare invisibili e sparare i nemici mentre non ci vedevano. Per farlo, ragazzi, dovevamo utilizzare una mucca nel momento in cui stavamo per prendere un rift. E questa cosa ci faceva diventare completamente invisibili una volta atterrati. Raga, ovviamente è una cosa super rotta, è un glitch pericolosissimo e se lo utilizzavate ovviamente era per forza abusare di un glitch, perché chi cavolo attiva una mucca con un rift? Nel dubbio, ragazzi, la Epic, per bannare meno persone possibili, lo ha tolto dopo 24 ore, ma era un vero e proprio ban al 100%. Come per chi non usa il codice Shiko? No, forse questo no. Però nel dubbio usatelo. E niente, ragazzi, il video termina qui. Vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fino a questo momento nel video e vi ricordo di seguirci su Instagram, perché mettiamo un sacco di cose bellissime ogni tanto, però sono belle. Vi avviso anche di cose molto particolari e interessanti, nel dubbio seguiteci. E per ora noi non possiamo far altro che salutarvi e ringraziarvi, perché noi come adesso ci becchiamo al prossimo video. Bella!